Ciao a tutti, un saluto dell'interista tedesco dell'anche oggi purtroppo piovosa Germania. Oggi volevo fare un piccolo video perché io non compro più e non comprerò mai più le magliette dell'Inter con i nomi dei giocatori. L'ultima maglietta che mi sono comprato con un nome dietro è stata questa qui. Si tratta di un periodo bellissimo, che eravamo fortissimi, credo che era una stagione prima del triplete, vedete quale giocatore che avevo scelto, Ibrahimovic. Penso che non ci siano dubbi quanto era forte Ibra, è stato capocannoniere, miglior giocatore della Serie A, ci ha fatto vincere 3 scudetti consecutivi, prima che poi se n'è andato nel Barcellona, dove gli aspettava il suo miglior amico Pep Guardiola. Il Barcellona ci ha pagato credo tra 45 o 50 milioni di euro, che a quel periodo erano tantissimi soldi. Sapete che oggi ci sono dei prezzi vergognosi, è veramente tutto esagerato. Vabbè, comunque erano tanti soldi che abbiamo presi per Ibra, più Samuel Eto'o, uno dei migliori protagonisti che ci ha fatto vincere il triplete. Come sapete tutti, Ibra ha detto di andarsene nel Barcellona per vincere finalmente la Champions League. E che poi noi l'abbiamo vinta proprio il prossimo anno con Eto'o contro il Barcellona di Ibrahimovic, e questo per me è stato troppo divertente. Ringrazio al dio di calcio, perché è stata una cosa bellissima. Vabbè, diciamo allora che questa storia con Ibrahimovic in generale ci è andata molto bene, ci ha fatto vincere tanto, ha segnato tanti gol, e all'Inter lui ha fatto molto bene. 2010, dopo aver riscaldato per tanti mesi la panchina del Barcellona, perché non lo so, lui non si trovava bene con suo amico Guardiola, Ibrahimovic ha deciso di tornare in Italia. Ricordatevi ragazzi, questo mercenario vergognoso aveva già giocato per la Juventus e per noi. Già questo è una cosa, dico un po' al limite, sapete la rivalità che c'è con la Juventus, ma poi è andato al Milan di Berlusconi, mafioso, corrotto, forse non so per fare bunga bunga con le 17enne, non so perché è andato nel Milan, non lo so. Lì io ho cominciato proprio a capire che ai giocatori i colori che loro portano e dovrebbero rappresentare non gli fregano un cazzo. Beh, loro è un business, sono freddi, vogliono guadagnare. E certi, forse come i primi, cercano anche il successo sportivo, sicuramente, ma siete sicuri? La DNA di un club, i valori di un club, i tifosi, le cose che io amo e che amerò per sempre, loro non mi frega un cazzo, non mi frega niente. Guardate il mercenario Ronaldo, dico quello brasiliano, non quello portoghese, che onestamente forse è uno dei attaccanti più forti che, o sicuramente uno degli attaccanti più forti che io ho mai visti nella mia vita. È un fenomeno. Dove ha giocato questo? Inter, dopo Milan, Barcellona, anche per Real Madrid. Ma come si può? Ma come si può? Un po' di orgoglio, dai! E ci sono tanti altri esempi di giocatori che hanno fatto la stessa cosa. Ultimo esempio che voglio dare sono tutti i giocatori che se ne vanno in Cina, giovani, forti, che vanno a giocare in Cina. Ma cosa vanno a fare in Cina? Ma giocatori, alcuni veramente di grande calibro internazionale, per esempio Tevez, che guadagna sui 40 milioni nell'anno, Oscar, oppure Graziano Pelé, italiano, che avevano pure detto che se tu vai in Cina non giocherai più per il tuo paese perché il livello è troppo basso. Lui naturalmente non ha scelto l'Italia, ha scelto la Cina. Altri esempi sono Witzel, Ramirez, chi altro c'è? Non so, Hulk,
E ci sono tanti altri mercenari. Il calcio moderno è pieno di giocatori mercenari, vergognosi, vergognosi. E io non so cosa devo dire, vergognosi. E non pensate, ragazzi, che adesso nella nostra squadra i giocatori siano diversi. Business, business, è solo business. Qui i soldi, loro si fregano solo dei soldi. Loro fanno così, non baciano l'Inter, gli fregano solo i soldi. Ma cazzola! Per noi tifosi invece l'Inter non è un business. Per me essere interista è un stile di vita, una passione, orgoglio, sapere di essere superiore agli altri, sofferenza, poter vivere momenti indimenticabili con i miei amici, con questi colori nerazzurri. Ma per i giocatori è solo business. Loro si fregano un cazzo. Proprio un cazzo dei nostri colori. L'ultima cosa che devo dire e voglio dire è che naturalmente ci sono eccezioni. Io parlo di personaggi come Zanetti, Totti, Oliver Kahn, però onestamente sono pochi, sono veramente pochi. E perciò io non mi compro più le magliette, come potete vedere, con i giocatori. Mi compro la maglietta della mia amata Inter. Della mia Inter, punto e basta. Io non compro più le magliette con i giocatori. Grazie per aver visto questo video. Se siamo già arrivati alla fine, se volete sentire analisi sulla partita dell'Inter e tanti altri video sull'Inter, sempre la vista da un interista tedesco, seguitemi. Farò anche dei video interessanti sulla differenza tra la Germania e l'Italia, che saranno informativi, ma anche, siete sicuri, molto molto divertenti. Allora, alla prossima, vi dico Prost, che significa salute, auf Wiedersehen.